Allora, siamo qui oggi a celebrare il terzo Pride del Piceno. Il primo è stato a San Benedetto, il secondo si è svolto lo scorso anno a Grottammare e oggi siamo di nuovo qua. Siamo di nuovo qua perché è importante avere un messaggio il più possibile di inclusione e di rispetto di quella che è la necessità di visibilità di tutte quante le persone che sono là dietro e che oggi sono scese in piazza per far vedere all'amministrazione comunale, per far vedere a quello che è il governo repressivo che ci troviamo di fronte in questo momento e che ci toglie costantemente dei diritti, che noi ci siamo, che noi esistiamo, che siamo presenti su questo territorio, che siamo presenti in Italia e che abbiamo tutta quanta una serie di rivendicazioni che devono essere prese in considerazione. Il tema di quest'anno è Family Gay. Abbiamo sentito parlare tantissimo di famiglia quest'anno, abbiamo sentito parlarne dal governo, da Fratelli d'Italia, abbiamo sentito parlare da Salvini, da Meloni, di tutti quelli che dovrebbero essere le caratteristiche che definiscono una famiglia tradizionale, ma noi siamo convinti del fatto che la famiglia tradizionale non sia più qualcosa che può rappresentare tutte quante le persone che stanno lì dietro, che il concetto e la definizione di famiglia tradizionale siano necessariamente limitate e che ci tolgano spazio, non tolgono spazio soltanto alle famiglie queer e a tutte le persone queer che vorrebbero avere dei figli ma non possono averle in questa condizione. Toglie spazio anche a tutte quelle persone che non sono cresciute nella tipica famiglia tradizionale, toglie spazio ai figli di divorziati, toglie spazio ai genitori single, toglie spazio a tutta una serie di soggettività che necessariamente devono rientrare all'interno del discorso politico. Per questo siamo qua oggi, per rivendicare esattamente questo, che noi ci siamo, non ci possono cancellare, non importa niente se tolgono il diritto ai nostri figli di essere i nostri figli. Grazie. Con le mani, ciao ciao.